Kim In-jae via dal Napoli. Sei un po' preoccupato? Qual è il problema? Ma qual è il problema? Sì, chi arriva? È bello Kilman, quello del Wolverhampton. Ho visto qualche partita in Premier, più che altro contro le big, e ha fatto il suo. È un bel giocatore. Poi bisogna vedere l'impatto col campionato italiano, come arriva. Anche Kim era uno sconosciuto, parliamoci chiaro. E magari si rivela una bella sorpresa. Io sono un appassionato della Corea, quindi c'è un difensore centrale abbastanza bravo che si chiama Lee Gambeom, che diciamo potrebbe essere sostituto di Kim. Konaté del Liverpool. Io farei tornare Koulibaly nonostante abbia firmato con l'Al-Ahly. Ma lo prenderei lo stesso. Io idem a lui. Lo stesso? Devi lo stesso a lui, no, lo stesso a lui. Devi essere un po' più fantasioso. Già non lo so. Passiamo. Secondo me Kim resta. Io invece richiamerei Aronica dalla pensione. Io dico Koulibaly, ritorno. Kim, rimani qua che l'anno prossimo lo rivinciamo con te lo scudetto. Speriamo che resti qui e non andare via. Ma io, a me piace molto Østergaard, io impazzisco per Østergaard. A me, io se dovesse rimanere, per me sarebbe un grande sostituto. Deve solo giocare, perché per me sarebbe lui il vero sostituto. Io sinceramente ho fiducia della società, perché anche l'anno scorso, dopo che è andato via Koulibaly, si pensava che fosse difficile trovare il sostituto, invece è arrivato Kim che ha fatto altrettanto bene. Quindi fiducia nella società e sicuramente il sostituto sarà il migliore. Io sono d'accordo con entrambi loro due, un nome non saprei per certo dire un nome, ma sono sicuro che siamo attualmente attrezzati, ma abbiamo bisogno sicuramente di rinforzare la difesa. Allora, non sono tanto preoccupato perché negli ultimi anni la società ha fatto sempre grandi investimenti. Secondo me è giusto prenderne uno di 35 milioni perché Rachmani io non mi fido tantissimo, quindi è giusto prenderne. Non ti fidi di Rachmani? No, quindi ne vuoi due di difensori? No, in realtà io sognerei di far salire Østergaard, però non so perché la società non ci punta tanto, quindi No, anch'io farei giocare Østergaard. Penso abbiamo preso un giocatore giovane, secondo me è molto forte. Anche come ha fatto Rachmani 3-4 anni fa, quando ha sostituito Manolas, gli farei fare la stessa cosa a Østergaard. Non saprei, un nome, fare un po' come Kim, prendere un giocatore un po' andare sotto traccia, prendere un giocatore giovane, però non saprei. Scalvini è nonostante i 50 milioni sparati dall'Atalanta. No, su 35 si possa chiudere, non lo so. Forse Kim, Kilman del Wolverhampton. Lo conosci? Kilman, mi sono visto un paio di video cose. Lo preferisci a, non lo so, a Danso? Danso, da quello che ho capito, non vuole nemmeno venire a Napoli, ma a me Kilman piace veramente. Aspettiamo, mi fido del presidente, vediamo un po' che lavoro riesce a fare anche lui. Kim va via e come sostituto io prenderei Itakura, anche se si dice che abbia già rifiutato Napoli. De Laurentiis sa il fatto suo, quindi un grande presidente comunque, anche se comunque qualcuno diciamo lo contesta, però da dove eravamo a dove siamo arrivati. Allora, c'è quel difensore giapponese che adesso pronunciarlo un po' difficile. Itakura. Però allora preoccupato sì, perché avevano trovato un gran difensore, però sono sicuro che la dirigenza del Napoli lavorerà bene perché ci ha sempre dimostrato di saperci fare, secondo me ce lo dimostrerà un'altra volta.